questo punto stiamo nel vivo della nostra fase di ricarica dei nostri bossoli. E sono stati sparati già una prima volta, in questo caso stiamo parlando del 3006. La prima fase da effettuare in maniera abbastanza importante è quella della lubrificazione del bossolo prima di andare a fare un full length di questo bossolo, che in questo caso ci serve per provocare anche una leggera riformatura del bossolo. Il bossolo in questo momento ha esattamente la dimensione della nostra camera meno il ritiro termico del metallo. Chiaro che è una buona approssimazione. Si possono verificare però delle condizioni di errore. Come vedete, faccio rotolare i bossoli sulla spugna che è imbevuta del lubrificante. In questo caso qui abbiamo il bossolo che misura 62,99 62 mm e 99 centesimi, e una volta passato nella nostra pressa, nel nostro full length che avevamo regolato con i metodi che ben sapete, vedete, ha espulso l'innesco bruciato. Questa leggera riformatura che noi siamo andati a fare ha provocato un allungamento addirittura di ben quasi 3 decimi, 63,27. Questo è il nostro bossolo più corto di tutti, sarà il nostro campione per poter effettuare le operazioni di trimmatura. Vediamo se siamo andati. Ecco, se guardate la superficie del bossolo, che prima era come questo, che non è stato tornito, è diventata lucida. Segno evidente che la lama del tornio ha cominciato a asportare una parte del materiale. Mancano ancora due fasi. Una è questa della pulizia della serie dell'innesco, e può essere effettuata o tramite questa piccola lama oppure tramite questa spazzola d'acciaio, che ottiene lo stesso risultato. Dobbiamo procedere a un'ulteriore lavorazione, che è quella della sede interna dell'innesco. Anche qui dobbiamo effettuare le regolazioni del nostro strumento. Questo è uno strumento che ci consente di poter effettuare, diciamo così, il deburring, una fase che avevamo volutamente lasciato per esaltare le variazioni cromatiche del metallo e come farvi vedere meglio il contrasto con le fasi di lavorazione. Era proprio quella della pulizia, che ovviamente è la prima fase che dovete fare appena tornati dal poligono.